Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 11. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 11, episodio 127. Avrocar Moller Flying Car del 1988 fu mostrato su Galaxy Science Fiction nel 1958. Ciao, questa è un'altra puntata di mio podcasting. Il link per andare a fruire il contenuto di questo podcast, di cui io in questa bloggata audio ve la sintetizzerò rapidamente, il link lo trovate in descrizione e proviene dal mio blog Paleocontatto Alieno. Dunque, non sfugge ad un osservatore attento del XXI secolo il fatto che su Galaxy Science Fiction del marzo 1958 fu pubblicato il racconto di Lloyd Beagle Jr. Spare the Road, illustrato dal disegnatore Wood, in cui comparve un Avrocar. Il segretissimo Avrocar Canada VZ9, prodotto in Canada, fu un progetto segreto del 1958 e il prototipo fece il primo volo nel 1959. Attenzione alle date! Il primo volo lo fece nel 59, ma su Galaxy Science Fiction nel marzo del 58 già praticamente l'oggetto compariva. Ora, nel 1957 Amazing Stories in realtà ebbe a sfornare un numero tutto ufologico completamente dedicato ai dischi volanti. Successivamente al 57 Amazing Stories ebbe a pubblicare una marea di dischi volanti come se piovessero. Quello che però è interessante tecnologicamente nel disegno del 1958 di Galaxy Science Fiction è il design non alieno ma terrestre per un uso quotidiano e tattico, un mezzo equivalente ad una Jeep volante ad uso del servizio postale. Un hardware che riprese quanto appunto l'USARMY aveva già immaginato nel 1955 con il modello del Liller Pony VZ1. Ecco, tutti i link di questa bloggata lo trovate in descrizione, quindi praticamente cosa, se non ci avete ancora capito nulla, ecco, Galaxy Science Fiction nel marzo del 1958 spifferò di un progetto segreto che era stato fatto dall'USARMY e il cui velivolo, prodotto diciamo in grande segreto in Canada, fece spicco al primo volo nel 59, ma già su Galaxy Science Fiction praticamente nel 58 se ne andava raccontando. Ecco, e con questo ho detto tutto. Il link lo trovate in descrizione, se siete interessati potete andare a espandere il tema. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.